Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da TuttoTech. Io sono Marco. Ciao, io sono Miki. Oggi io e Marco volevamo farvi vedere un po' più nel dettaglio come si fanno le videochiamate con il dispositivo Echo Show o magari dal vostro cellulare direttamente su un Echo Show. Ed ora La la nostra nostra sigla! sigla! Un attimo sull'app Alexa. Nella home page, nella parte in basso, andiamo nel menu comunicazione. Assicuriamoci che nella parte in alto la voce drop-in sia attiva, vedete, è evidenziata in blu, attivo su il dispositivo che dobbiamo utilizzare poi per fare la videochiamata. Andiamo nel menu attendine in alto a sinistra, impostazioni, impostazioni dispositivo. Selezioniamo l'Echo Show nel nostro caso. Assicuriamoci che la voce non disturbare sia su off, il menu comunicazione sia attivo. E cliccando su comunicazione dobbiamo trovare drop-in on e comunicazione con la spunta blu, diciamo, con la selezione che è attiva. Ora ci trasferiamo sull'Echo Show e vediamo un po' come fare. Alexa, chiama Miki. Intendi Miki? Sì. Chiamo i dispositivi Alexa di Miki. Quindi ragazzi, come avete visto, la videochiamata, sia per quanto riguarda la parte audio che quella video, è perfetta. Diciamo che è anche meglio, poi Marco dimmi se anche per te è uguale, di tante altre modalità per poter effettuare le videochiamate. Perfetto! Allora, adesso Miki, chiamami tu dal cellulare sull'Echo Show. Entriamo nell'app Alexa. Comunicazione. Chiamata. Scegliamo la persona da chiamare. Selezioniamo la persona. E qui, sulla app, quando voi dal cellulare fate una chiamata su un Echo Show o comunque un Alexa che vi dà la possibilità di potersi vedere anche, in questo caso vi chiederà, volete fare solo una chiamata audio o anche una video? Noi naturalmente sceglieremo quella video. Eccoci qua. È Miki. Schiacciamo, oppure diciamo anche Alexa. Rispondi alla chiamata. Ed eccoci! Funziona! Eccoci qua! Avete visto anche come funziona la chiamata da un cellulare verso un dispositivo, perché è diversa che chiamare dall'Echo Show, naturalmente, perché vi dà la possibilità di decidere se fare una chiamata video o una chiamata vocale. Io ragazzi farei un piccolo modifica al giudizio che avevo dato fino adesso all'Echo Show. Questa funzione l'avranno migliorata perché adesso funziona decisamente bene ed è un'ottima funzione. Pensate chi ha parenti lontani, anziché fare la videochiamata classica, diciamo generalmente con WhatsApp, che a volte spesso ci sono problemi. Qui c'è una stabilità ottima, un'ottima risoluzione, un ottimo audio, quindi sale, sale, sale il voto. Molto bene. Io direi di ricordare ai nostri iscritti e anche chi guarda il video che qui sotto trovate nei link in descrizione tutti i prodotti che noi abbiamo testato o che comunque riteniamo utili da poter acquistare. Sono dei collegamenti direttamente ad Amazon, quindi basterà cliccare semplicemente lì sopra. Vi ricordiamo inoltre, Marco, di far che cosa? Ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche tramite la campanellina e di lasciare un bel mi piace, ci fa sempre molto piacere. Detto questo, chiudiamo il video, Miki. Al prossimo video. Passo e chiudo. Ciao. Ciao.